Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 24, la cosa giusta. Hiroshi. A 6 anni mio padre mi tirò uno schiaffo perché avevo disegnato su alcuni suoi appunti di lavoro. Quel giorno in casa nostra c'erano anche Reika e sua madre. Quegli appunti dovevano essere terribilmente importanti perché mio padre mi guardava rosso in viso in preda alla collera. Quando alzò nuovamente la mano nella mia direzione, Rechan si parò davanti, facendomi scudo con la sua minuscola figura. Chiaramente mio padre capì che stava esagerando e si allontanò recandosi nel suo studio. Io piansi per un bel pezzo, mi ero davvero spaventato. I miei genitori non erano soliti alzare le mani nei miei confronti. Mi ricordo che Reika rimase seduta vicino tenendomi la mano fino a quando non mi fui calmato. Mio padre tornò da noi e mi prese in braccio chiedendomi scusa. Era davvero mortificato. Reika rimase muta ad osservarci e quando mio padre andò via per lasciarci ai nostri giochi, lei mi disse: «Lui non chiede mai scusa alla mamma». Il significato di quella frase la capii diversi anni dopo. Oggi cerco di moltiplicare all'infinito la sensazione di paura di quel giorno per mettermi nei panni di Rei e non ci riesco. Come si fa a colpire un angelo? Come si fa a non amare la mia dolce Reika? Eppure, nonostante le pensi davvero queste cose, sono consapevole di averla ferita anch'io. Più la amo e più la faccio soffrire perché so già che andrà male. Non può esserci futuro per noi. La mia realtà e la mia natura me lo impediscono. Trovo che tutto questo sia davvero crudele. Lei è l'unica ragazza che io possa amare, l'unica che mi renda felice. Nonostante ciò, finirò con l'abbandonarla. Lei soffrirà e sarà colpa mia. Sapessi quanto mi odio per questo, Reika. Sasuke. Rei, oggi devi fare la modella di Roshi. Ecco, lo sapevo. Le è successo qualcosa e c'entra Genda. Lo capisco perché quando qualcosa non va, lei si sposta una ciocca di capelli dietro l'orecchio e si morde il labbro inferiore. Da questa mattina è strana, distratta. Non le ho raccontato del mio scontro con Akira e non credo che lo farò. Quell'idiota non è riuscito nemmeno a sfiorarmi, quindi non ho segni di colluttazione che possono attirare la sua attenzione. No, Sasuke, oggi non ho il dopo scuola con Hiro. Penso che al termine delle lezioni chiederò al professor Yoda se posso utilizzare l'aula di musica per suonare il pianoforte. Vorrei esercitarmi un poco. Va bene. Reika, ma non hai un pianoforte in casa tua? Eh? Come? Sì, insomma, io non sono mai venuto da te, ma visto come guardi quello di casa mia e quello della scuola, suppongo che tu ne abbia uno tutto tuo. Di nuovo si morde il labbro, stavolta con più forza. Mi sposto velocemente verso il suo viso e le do un bacio. Lei resta sorpresa e mi guarda perplessa. È strano, ogni volta che faccio così è come se lo facessi per la prima volta, perché lei mi guarda sempre come se non meritasse quel tipo di attenzioni. Comunque, almeno in questo modo, ha finito di massacrarsi la bocca. Sasuke, siamo a scuola. E con ciò? Lo sai che tanto faccio quello che mi pare. Insomma, lo è o no un pianoforte tuo? Lo avevo, ma si è rotto ed è stato gettato via. Questo è qualcosa di cui non vuole parlare, infatti evita il mio sguardo. Va bene, allora perché non vieni da me oggi e suoni quello di Takashi? Non vorrei disturbare. Nessun disturbo, mia madre è fuori città e mio padre rientra dall'ufficio sempre in tarda serata. A Tachano piace sentirti suonare, ormai dovresti saperlo. Però se non vuoi, non importa. Sì, sì che voglio, va bene, grazie Sasuke. Adesso è lei che dà un bacio fugace a me. Nonostante ciò ho una strana sensazione. Non è uscita dalla classe a ricreazione, non ha sentito Hiroshi per tutto il giorno. Bella storia. Magari hanno litigato di brutto proprio ora che mi sono convinto ad invitarlo alla mia festa di compleanno. Davvero un bel tempismo. Comunque, non è grave, più tardi chiederò spiegazioni al diretto interessato con la scusa di invitarlo al mio compleanno. Certo, qualora declinasse il mio invito, perché non si parla più con la mia ragazza, credo proprio che sopravvivrò. Reika. Magari non è una buona idea andare a casa Kawashima con la testa che mi scoppia per la tensione, ma ho voglia di suonare, ne ho bisogno. È l'unica cosa che mi rilassa quando la mia vita va a puttane. Non riesco a parlare con nessuno oggi e tantomeno ho voglia di ascoltare i discorsi altrui. Questa mattina ci siamo alzati e preparati per la scuola come se niente fosse. Se provo a ripensare a ieri notte non riesco nemmeno a rendermi conto se è davvero successo.
possibile che io e Ira abbiamo fatto sesso? Mi sembra impossibile. Non so come comportarmi con lui e non so che tipo di sentimenti dovrei provare ora per Sasuke. Senso di colpa, vergogna, paura di essere scoperta. Non capisco, sono solo confusa, terribilmente confusa. Io e le altre ragazze della classe ci alziamo per recarci a lezione di economia domestica. Aiko e Misaki mi affiancano subito e iniziano a conversare su cosa possiamo cucinare per il compito. Con la testa che mi ritrovo spero solo di non dar fuoco all'intero istituto. Hiroshi. Quando l'ho visto venire nella mia direzione ho immaginato che sarei stato colpito davanti a tutti. Ma Kawashima è arrivato mani in tasca e sguardo indifferente. Ciao Hiroshi, come va? E adesso che vuole? Comunque, immagino di essere io quello intorto, almeno in una situazione del genere. Quindi mi faccio forza e tendo un approccio cordiale con lui. Ciao Sasuke, tutto bene? Ti serve qualcosa? Sì, più o meno. Per farla breve, questo sabato festeggio il mio compleanno. Ci sarà una piccola festa a casa mia e gradirei invitarti. Osservo questo ragazzo tentando di mettermi nei suoi panni per comprenderlo. Mi è praticamente impossibile, ma abbiamo in comune l'affetto verso la stessa persona. Sasuke è un bel ragazzo, le sue spalle sono grandi e sembrano forti. Non sono ancora convinto che possano sostenere il peso della realtà di Reika, ma capisco quanto ci tenga a lei. Siamo comunque tutti destinati a soffrire per qualcosa in questa storia, c'è poco da fare. Allora decido di essere io il primo a fare la cosa giusta, anche se così morirò di dispiacere. Va bene, verrò di sicuro. Lui mi guarda sorpreso, si gratta la testa e alla fine tenta perfino di abbozzare un sorriso, o comunque qualcosa che assomiglia ad un sorriso. Ok, senti, vieni con Rei. Lei la strada la conosce, e se viene con te si evita la palla dei preparativi. Tremo al pensiero di cosa possa combinare mio fratello. Stai facendo una gran fatica, vero Kawashima? Spero di non pentirmene. Tu ci tieni davvero tanto a Rei-chan, vero? E mi osserva perplesso. Sì. Bene, mi fa piacere. Non te la far scappare, Sasuke. Restale vicino. Lei se lo merita. Rendila felice, per favore. Mi allontano dopo queste parole. Kawashima non ha detto altro, ma sono certo che farà quello che gli ho chiesto. Se fa male a me, va bene. Io lo posso sopportare. Ma voglio che lei sia felice. È ora che lo sia, ed è ora che io faccia la cosa giusta. Reika. Hiro mi raggiunge in un momento di pausa tra una lezione e l'altra. Siamo sulla terrazza della scuola, soli e tremendamente imbarazzati. Avrei un milione di cose da dirgli, ma solo una mi ronza in testa in questo momento, così prendo fiato e inizio a parlare. Grazie, Ryokun, ed accenno pure un inchino. Perché mi ringrazi? Ero convinto che fossi arrabbiata con me. No, non lo sono. Ti ringrazio perché mi hai fatto sentire davvero amata. Vedi, ci ho riflettuto molto e finalmente credo di aver capito come stanno le cose. Davvero? Sì, anche io ti amo, Hiroshi. Probabilmente ti amo più di quanto si possa umanamente amare qualcuno. Sei il mio migliore amico, il mio confidente, colui che è sempre stato. E so che questo sentimento per te non svanirà mai. Però ti amo in maniera diversa da come amo Sasuke. Io, vedi, io... Lo so, Rei. Tu non piangi quando fai l'amore con Sasuke. Al contrario, tu gli sorridi e ti senti libera di amarlo. È questa la differenza. Il senso di libertà che quel ragazzo può darti e che io non potrò mai. Lo so, lo comprendo. Quello che è successo ieri è stato molto bello ed anche importante. Ma è stato qualcosa che doveva accadere prima o poi. Qualcosa che paradossalmente serviva per chiudere questa nostra eterna situazione di stallo. Già, lo penso anche io. Se non fosse accaduto non avrei mai avuto il coraggio di ammettere a me stessa quello che davvero provo per te. Adesso finalmente è come poter tornare a respirare di nuovo. Ed è per questo che ti ringrazio. Però Hiro, io non voglio perderti. Non potrei sopportarlo. Hiroshi si avvicina e mi dà un casto bacio sulla guancia. Mi guarda con viso sereno, con un'espressione di tranquillità che non gli vedevo da tanto. Non mi perderai mai, Reika. Non preoccuparti. Va bene così. Adesso possiamo costruire qualcosa di nuovo insieme. Adesso, forse, possiamo crescere insieme. E grazie anche a te mi ha regalato il ricordo più dolce. Era questo, vero? Doveva accadere per capire, per smetterla di vivere in bilico su qualcosa di non definito. Ed ora si può iniziare un qualcosa di nuovo.
Comunque, aggiunge il mio amico, sei parecchio fredda a letto, dolcezza. Di questo pasto Kawashima si farà l'amante. Io gli mollo un pugno sullo stomaco ridendo di cuore. So fare di meglio, non credere. Sì, immagino di sì, altrimenti il tuo ragazzo non si sarebbe abbassato ad invitarmi alla sua festa di compleanno solo per far piacere a te. Lo ha fatto davvero? Già, forse Sasuke non è così male come pensavo. Reika, non raccontargli mai di noi, di quello che è successo, non potrebbe capire. Io abbasso lo sguardo e mi chiedo se non dovrei farlo invece. Ascoltami, quella è una cosa che sarà nostra per sempre. Nessuno la potrebbe comprendere, nessuno potrebbe perdonarci. A me non importa, ma tu meriti di essere felice. Quel ragazzo ti ama, direi che questo è chiaro, e tu ami lui. Il resto è roba nostra e lo sarà sempre. Puoi pensare che sia solo una giustificazione, ma è semplicemente la realtà, la nostra realtà. Una realtà che sfiora Sasuke, ma non lo comprende. Lascia le cose così, non farti male inutilmente. Ed io non lo so se è giusto, ma credo sia vero che questa è una nostra realtà e credo quindi che non racconterò mai a Sasuke quello che è successo tra me e Hiroshi. Però da oggi più di ieri farò tutto il necessario perché Sasuke possa amarmi realmente per ciò che sono, pregi e parole non dette. Saluto Hirokun che resta a godersi ancora per un poco questo bel sole e torno giù in classe. Vedo Sasuke e lo raggiungo richiamando la sua attenzione. Ehi, che c'è? Chiede sorridendomi. Devo chiederti un favore. Ok, dimmi pure. Il mio compleanno è il 23 marzo. Anche io compirò 18 anni e voglio che tu sia presente quel giorno, quando parlerò a mio padre. Non ti seguo. Gli parlerei di cosa? Sasuke mi guarda confuso. Di una cosa importante che cambierà la mia vita, quindi ti prego di promettermi che ci sarai quando lo affronterò. Così quel giorno saprai proprio tutto di me, Sasuke-kun. Reika, non ho capito praticamente niente di quello che stai cercando di dirmi, ma del resto ormai questa è una costante. Però va bene, io quel giorno ci sarò, te lo prometto. Bene, grazie Sasuke. Ah, c'è un'altra cosa che vorrei dirti. Mi devo preoccupare? Sì, forse dovresti, perché vedi, mi sa tanto che mi sono innamorata di te. Sasuke è rimasto senza parole, il suo viso si è tinto di rosso come non credevo fosse possibile. Io mi sono allontanata tutta allegra e lui non è riuscito nemmeno a raggiungermi. Ma va bene così, non l'ho detto perché volevo che me lo dicesse anche lui, l'ho detto perché è vero e ora ne sono del tutto consapevole. Non giudicate ciò che non potete capire. Non parlate se non avete mai amato almeno una volta, senza limiti. L'amore ha mille forme, mille sfumature. La morale non esiste. Il cuore e la mente non andranno mai d'accordo. E le cose, quando vengono dette e quando prendono un nome definito, ci rendono finalmente liberi. Questa è una cosa che scrissi un giorno sul diario di Aiko-chan. Qualcosa in cui, ciò nonostante, credo ancora oggi.